Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito. Ho deciso di registrare questo video di risposta a 20 domande riguardanti i viaggi, perché come sapete io amo viaggiare, e anche se sarebbero un video tag, comunque con delle domande tag, io non sono stata taggata da nessuno, perché comunque ho un piccolo canale e poche persone che mi seguono, quindi ovviamente nessuno mi ha taggato, però ho voluto farlo lo stesso, così almeno possiamo conoscerci un po' di più. Vi spiego anche quello che mi piace riguardante ai viaggi e via. Quindi adesso inizierò a rispondere a queste 20 bellissime domande. Allora, la prima: qual è stato il tuo primo viaggio? Bella domanda. Io ho iniziato praticamente a viaggiare un anno. Io il primo compleanno l'ho fatto, se non ricordo male, a Jesolo in campeggio, perché comunque io vengo da una famiglia che ha sempre viaggiato, prima con una tenda, poi roulotte e camper, poi vabbè adesso ovviamente facciamo anche dei viaggi comunque con l'aereo un po' più lontani. E mentre il primo viaggio in aereo è stato a Sharm el Sheikh, se non ricordo male era il 2005, se non ricordo male. Tra l'altro una compagnia aerea terrificante, che adesso credo che non esista neanche più, si chiamava Air Memphis, quindi il mio primo volo è stato assurdo, traumatico davvero. Ricordo questo aereo super scacciotto, un casino faceva, non so come abbiamo fatto arrivare là e tornare indietro, vi assicuro. Tra l'altro addirittura si entrava da dietro l'aereo, tipo un aereo cargo, no? Vabbè, comunque sono sopravvissuta a quel volo, mamma mia. Allora, seconda domanda: quale nazione vuoi visitare di nuovo? Allora, nazione, bella domanda. Egitto. Sono una super appassionata dell'antico Egitto. Sono già stata 5 volte. L'ultima volta ho fatto la crociera sul Nilo. Spettacolare, veramente. Quindi sì, forse sarebbe l'Egitto. Poi, terza domanda: se potresti partire domani con tempo e budget illimitato, dove andresti? Girerei mezzo mondo, molto probabilmente. Partirei, credo, dalle Canarie. Mi farei un bel tour di tutte le isole delle Canarie. Da lì mi sposterei negli Stati Uniti. Mi farei tipo un coast to coast da New York a Los Angeles. Poi mi farei Sud America, perché comunque mi ispira anche zone tipo Perù e Argentina. Poi da lì potrei fare Russia, andare su Russia, tipo Mosca, San Pietroburgo, comunque sono due città che mi ispirano, vorrei vedere. Poi anche fiordi norvegesi, anche quello che mi ha fatto la crociera ai fiordi norvegesi mi ha detto che è uno spettacolo. Poi scenderei e andrei a fare il sud della Thailandia, perché io ho fatto il tour del nord della Thailandia, stupenda, e quindi mi manca tutto il sud. Comunque questo è già più o meno in programma, in teoria era per l'anno prossimo, però sapete che c'è il problema del coronavirus in questo momento, quindi se salta comunque il viaggio d'agosto di quest'anno, quello che dovevamo fare quest'anno lo facciamo l'anno prossimo, e Thailandia si sposterà tra 2 anni purtroppo. Da lì farei anche tipo Malesia, Indonesia, anche questi posti mi ispirano molto. Emirati Arabi, anche quelli assolutamente vogliamo farli, e vabbè, mezzo mondo. Comunque, ad avere budget e tempo illimitato, mi sa che non tornerei più a casa io. Allora, quarta domanda: quale paese vorresti visitare solo per il cibo? Allora, diciamo così. Io non posso dire di un paese che non ho mai visitato, non posso dire sì, sicuramente ha un cibo buonissimo perché me l'hanno detto, perché comunque ognuno ha i suoi gusti, anche io ho i miei gusti, poi comunque io amo mangiare, lo sapete, comunque mi piace assaggiare il cibo del posto che vado a visitare, perché comunque è un modo per scoprire anche la cultura di quel paese. Infatti io non sopporto quelle persone che vanno all'estero e vogliono mangiare italiano, ma si lamentano perché la pasta, la pizza e le lasagne fanno schifo. Te le mangi a casa tua. Cioè, quando vai in un paese, vai comunque a mangiare il cibo del posto.
Io posso ovviamente parlarvi dei paesi che ho già visitato. Allora, Messico, ho mangiato benissimo, Marocco, porzioni esagerate di roba, poi frutta e verdura che sapevano di frutta e verdura, buonissime, tutto buonissimo. Poi ovviamente Giappone, anche quello ho mangiato veramente benissimo, poi amo anche il sushi, quindi top veramente. Dopo, numero 5, ristorante o fast food? Hotel o ostello? Allora, io direi principalmente hotel. Hotel barra villaggio e campeggio, visto che comunque vengo da una famiglia di camperisti, ho fatto anni della mia vita in campeggio, bellissimo, quindi campeggio e hotel. Prediligo ristorante per la comodità, più che altro se sei a fare un tour, che sei tutto il giorno in giro, sai, fermarti quel momento a darti una rinfrescata, stare comunque o con l'aria condizionata o, vabbè, in inverno ovviamente riscaldamento che ti riscaldi un attimo, mangi con calma, ti riprendi e poi ricominci a fare il tuo tour. Però se c'è la possibilità di mangiare anche street food, l'ho fatto ancora senza problemi, benissimo. Soprattutto i mercati, una cosa che vi consiglio, andate in mercati, perché comunque i mercati dei vari paesi che si vanno a visitare sono spettacolari, proprio c'è tutta la loro cultura del cibo, i loro odori, le loro tradizioni. Infatti i mercati più belli che ho visto sono stati quelli in Giappone e quelli in Thailandia 2, il mercato, quello della ferrovia e il mercato, quello galleggiante. Allora, del mercato della ferrovia, quello che ricordo di più sono gli odori. Degli odori, mix tra durian e pesce marcio, quindi immaginatevi, mi è rimasta sta puzza nel naso tutto il giorno e alla sera, anche se non usavo altro cibo. Sapeva tutto di durian e pesce marcio. Vabbè, però comunque sono belle esperienze anche assaggiare proprio i loro prodotti. Bello. Una bella cosa che vi consiglio di fare. Qual è, questa qua è la domanda numero 6, qual è il tuo mezzo preferito per viaggiare? Ovviamente aereo, perché comunque mi consente di andare in paesi molto lontani, conoscere nuove culture. E camper, perché comunque avendo viaggiato, come vi ho detto, anni con il camper, bellissimo, io amo viaggiare con il camper, proprio questa sensazione di libertà, bellissimo. Poi se non ti piace un paese o arrivi lì che sta piovendo, succede qualcosa, prendi e te ne vai, insomma, bellissimo, top. Poi, numero 7, di cosa non puoi proprio fare a meno quando viaggi? Ovviamente la macchina fotografica, perché io amo fare le foto, infatti viaggio sempre con tre macchine fotografiche, la Reflex, quella compatta, quella che sto usando adesso anche per registrare questo video, e quella subacquea, soprattutto quando vado in paesi dove c'è il mare o c'è la possibilità, non so, di andare nelle terme o qualcosa che si può filmare, io mi porto anche questa qua subacquea. Poi, numero 8, da quale viaggio non saresti voluta tornare? Allora, da tanti viaggi, perché a me viene la nostalgia quando devo tornare a casa, no? Quando sono là con la nostalgia di casa, non mi succede il contrario. Quando sono là che so che devo partire per tornare a casa, mi viene da star male. Però il viaggio che veramente mi stavo mettendo a piangere, a pensiero di tornare a casa, è stato quello di Fuerteventura. È stato stupendo, abbiamo fatto un tour dell'isola, abbiamo noleggiato la macchina, stupendo, Fuerteventura, molto selvaggia, veramente tranquilla, non c'è traffico, non c'è smog, vedere tutte queste dune di sabbia enormi, stupende, queste spiagge enormi, bellissime. Cioè, veramente libertà, libertà, tranquillità, è stato proprio un viaggio veramente bello. Poi l'ho organizzato tutto io, mi sono fatta tutto l'itinerario, quindi abbiamo girato come volevamo, bellissimo. Da lì veramente non sarei più voluta tornare, abbiamo fatto solo una settimana purtroppo. A tornare indietro almeno 15 giorni. Allora, numero 9, a quale timbro sul passaporto sei più affezionata? Giappone, sicuramente Giappone. Più che altro perché è stato il paese più lontano che ho visitato fino adesso e è stato veramente bello.
Infatti al numero 10 stavo guardando di domande quale viaggio ti ha segnato di più, quindi credo proprio questo qua del Giappone, per la loro cultura completamente diversa, cioè lì veramente mi è sembrato di sbarcare su Marte, sto scherzando, era tutto così diverso, le persone diverse, tutte precise, un po' anche, o troppo precise direi, vederle tutte in fila, indiana, in silenzio, aspettando di salire comunque sulla metro, sui treni. Nessuna cartaccia in terra in giro, tutti comunque silenziosi, tranquilli, ma anche in mezzo a Tokyo, per dire, una città così enorme, non c'era casino. Non è come le nostre città che c'è traffico, clacson, tutto quanto. Lì di macchine ce ne sono poche perché quasi tutti viaggiano con i mezzi pubblici, insomma. Infatti hanno detto che pochi hanno la patente, tra l'altro. E mi ricordo che quando dovevamo andare a prendere il pulmino che ci avrebbe poi portato in aeroporto per ritornare a casa, camminavamo con le nostre valigie e in mezzo a Tokyo si sentiva solo il rumore delle rotelle delle nostre valigie, per farvi capire, è proprio incredibile per essere una città così grossa. Poi tutte queste macchinette sparse ovunque che vendevano di tutto, di più, cose assurde, bello, totalmente diverso. Totalmente diverso, un altro mondo, quindi questo penso che sia il viaggio che mi ha segnata di più, assolutamente. Poi sì, tutti i viaggi comunque ti segnano, perché quando torni da un viaggio sei diversa da quando sei partita, hai conosciuto nuove culture, hai capito magari, tipo quando sono andata in Kenya, che noi siamo veramente fortunati qua. Cioè, capisci veramente tanto quando viaggi, quindi un consiglio che do sempre a tutti: viaggiate, cioè i soldi spesi per viaggiare sono i soldi spesi, meglio, veramente vi apre la testa, quindi viaggiate, veramente un consiglio che do sempre a tutti. Poi, sei repeaters o visiti sempre posti diversi? Questa qua era la domanda numero 11. Allora, di solito visito sempre posti diversi perché comunque il mondo è talmente grande, ci sono talmente tante cose da visitare che rivedere sempre gli stessi posti, insomma, non ne vale la pena, anche se in alcuni paesi sì, ci sono stata varie volte, tipo in Egitto ci sono stata 5 volte, l'ultima volta è stata la crociera sul Nilo, e anche questo, vi dico la verità, è un viaggio che mi ha segnato anche questo, anche la crociera sul Nilo, perché io amo la cultura dell'antico Egitto, erano anni che sognavo questo viaggio, e stupendo. Però anche se vado varie volte, cioè, mi è capitato di andare varie volte in una città, però preferisco andare in posti diversi perché comunque, come ho detto prima, di paesi da visitare ce ne sono veramente tantissimi e ho una lista enorme di posti che voglio visitare, quindi, ma non mi basta neanche una vita. Vabbè, allora, numero 12, ti informi bene prima di partire o viaggi alla cieca? Mi informo molto bene perché voglio arrivare che già so un po' di cose del posto, anche perché se vai soprattutto in posti molto lontani, molto diversi, devi anche prima conoscere la cultura di quel paese, devi sapere se magari alcune cose sono tollerate, alcune cose no, magari non so, andare in giro con la canottierina e pantaloncini non è tollerato, quindi ovviamente devi saperlo prima. Mi informo anche sul cibo perché ovviamente amo mangiare e tra l'altro ho deciso di aprire anche un nuovo tipo di video che ho chiamato Cibi dal Mondo, così almeno metterò anche un po' di video di cibarie perché comunque amo mangiare, amo assaggiare il cibo del posto e quindi dicevo che quando si va in paesi diversi è bene anche conoscere, saper prima di partire che cosa si può andare a mangiare e i posti che si vanno a visitare per non perdere magari cose belle da vedere, ovviamente leggendo anche guide, però soprattutto io faccio ricerche su internet e quindi sì, mi informo, poi tante volte preparo io l'itinerario, quindi sì, assolutamente mi informo bene bene bene. Poi, numero 13, quale viaggio consiglieresti assolutamente ad un amico? Non so rispondere. Per me è una domanda che non si può rispondere perché siamo tutti diversi, ognuno ha dei gusti, delle idee, delle preferenze, quindi cioè, potrei magari dirvi andate
in Messico, per me mi è piaciuto tantissimo il Messico, tra il Mar Caraibico e questi posti dei Maya da visitare, siti archeologici stupendi. Posso dirvi, come ho detto prima, dalla crociera sul Nilo, che è spettacolare. Posso dirvi di andare in Giappone, posso dire di andare in Marocco, che si mangia da Dio, però ognuno ha i suoi gusti, quindi non saprei veramente rispondere. Poi il numero 4, 14, scusate. Ti è mai capitato una brutta avventura? Sì. Purtroppo sì. Allora, due. Una è stata in Egitto, a Sharm el Sheikh, non la prima volta che sono andata, ma in seguito, quando sono andata un'altra volta con mio marito. Allora, lui ha preso una gastroenterite terrificante, vi giuro. Un po' anche perché lui non è abituato a viaggiare, non viaggia così tanto come me sono io e la mia famiglia, che siamo appassionati di viaggi. Infatti, come vedrete nei video, i più tanti comunque sono fatti con la mia famiglia di viaggi e pochi con lui. E lui ha voluto mangiare un po' di tutto, da salsine, cremine, latte, ghiaccio, ha mangiato di tutto di più. Io continuavo a dirgli: non far così, stai attento. Ma lui dice che quando viaggia vuole anche mangiare, cioè non vuole tirarsi indietro, e quindi non mi ha ascoltata. E, se non ricordo male, era il terzo giorno di notte, si è sentito malissimo, ha avuto proprio problemi intestinali terrificanti, febbre altissima, abbiamo dovuto chiamare anche il medico. E il giorno dopo avevamo un'escursione che, ovviamente, non avendo la disdetta 24 ore prima, non ci hanno nemmeno ridato i soldi. E vabbè, lui ha passato poi il resto della sua vacanza nella stanza dell'hotel. E è uscito il giorno che dovevamo partire per tornare a casa, che ha iniziato a stare un po' meglio lì. Quindi quella è stata veramente una brutta esperienza. E un'altra, purtroppo, è stata quando volevamo andare in Inghilterra. Allora, io ho un po' questo problema con l'Inghilterra, diciamo. Io la prima volta che ci sono stata ero alle medie. Abbiamo fatto 5-6 giorni in Inghilterra col camper, eravamo in giro col camper, e non ci è piaciuta, nel senso che io amo le città molto più calde, accoglienti. Questa città invece, l'ho vista molto fredda, frenetica, anche le persone fredde, distaccate. Anche mio papà, se sbagliava a parlare un po' l'inglese, sbagliava a dire una parola, subito a correggerlo invece di venire incontro. Insomma, non ci è piaciuto molto. Poi, appunto, questo caos. Noi all'epoca viaggiavamo con le cartine, non c'erano i navigatori, ovviamente, e ci siamo persi non so quante volte, un disastro. E volevamo poi tornarci una seconda volta per dargli una seconda possibilità. Volevamo fare Inghilterra e Scozia. Quindi abbiamo preparato tutte le carte, tutte le cose. Avevamo un cane all'epoca, una cagnolina piccolina maltese, e quindi siamo andate dal veterinario, ci siamo informate, mi hanno fatto tutte le vaccinazioni, microchip, avevo il suo passaporto, tutto avevamo, tutto preparato, preciso, ci siamo informati benissimo. Siamo partiti una volta, non è che ci hanno fermato prima di partire. Arrivati di là, che hanno controllato le carte, hanno iniziato a dire big problem, big problem. E noi, che cavolo c'è di big problem? Cane, praticamente un cagnolino così, era big problem per loro, perché avevamo invertito una cosa, nel senso, avevamo fatto prima il microchip, poi l'ultima vaccinazione, dovevamo fare prima vaccinazione, poi il microchip, non lo so, che cavolo. Alla fine ci hanno scortato con la polizia, scortato con la polizia, tipo mezzanotte, mezzanotte e mezza. A riprendere un altro traghetto che ci ha riportato indietro. Assurdo, cioè da lì io ci ho messo una pietra sopra a Londra e adios, cioè non mi vedrete più, veramente mi dispiace. Allora, numero 15, finestrino, corridoio o sedile centrale? Finestrino, finestrino assolutamente, un po' perché è comodo, mi appoggio anche per dormire. E poi mi piace guardare fuori dal finestrino, vi dico la verità. Poi, 16, come passi il tempo in aereo? Mangio, dormo, guardo i film, assolutamente, e leggo. Numero 17, vacanza tranquilla o viaggio avventuroso?
Primi giorni, diciamo, abbastanza tranquillo perché comunque lavorando in fabbrica sono un'operaia. Veramente sono molto stanca quando arrivo in vacanza e i primi giorni ho bisogno di fare la mia vacanza tranquilla, di rilassarmi e poi basta, cioè dopo 2 giorni inizio a sclerare e diventa un viaggio avventuroso perché voglio conoscere appunto il paese dove sono, quindi via, escursioni e tutto quanto, non stiamo fermi un minuto poi. Quindi così. Numero 18, preferisci viaggiare da sola o in compagnia? Assolutamente in compagnia, non ho mai viaggiato da sola e non mi ispira per niente. Mi piace poi stare con qualcuno, condividere l'esperienza con qualcuno e secondo me comunque anche quando si va a viaggiare da sola, sì, ok, si possono conoscere nuove persone, però la maggior parte delle persone sono in compagnia. Quindi non è che ti guardano più di tanto, diciamo così, quindi no. Preferisco viaggiare in compagnia. 19. La tua città preferita? Bella domanda. Posso dire Monaco di Baviera, che ci sono stata 3-4 volte, bellissimo Monaco di Baviera. Sono stata l'ultima volta che durante l'Oktoberfest è veramente tutto organizzato benissimo, ci è piaciuto molto. Poi anche Praga, Budapest, Chiang Mai in Thailandia mi è piaciuta, tante, tante città, vi dico la verità. Poi, numero 20, l'ultima, dove vorresti andare a vivere? Allora, adesso da nessuna parte, comunque sono fortunata ad avere un lavoro fisso, ho qui la mia famiglia, quindi per adesso no. Però, pensierino di quando sarò in pensione di andare alle Canarie, cioè, comunque per il clima, poi la pensione arriva, almeno per adesso, poi si vedrà più avanti, comunque per adesso arriva piena la pensione. Clima stupendo, tutto costa molto di meno rispetto che qua in Italia, e quindi sì, Canarie, però quando sarò in pensione. Ok, abbiamo fatto tutte le domande e ovviamente io non saprei nemmeno chi taggare a queste domande perché come ho detto all'inizio sono poco conosciuta, poche persone mi seguono e quindi è inutile che dico di taggare una persona che sicuramente non guarderà nemmeno questo video. Comunque spero che vi siano piaciute le mie risposte, almeno ci siamo conosciuti un po' di più. Se vi piace mettete un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale, che farò vari video sui viaggi weekend. Vi dico anche che restando in tema di cibo, mio marito ha aperto anche un canale che si chiama Padelle Barbecue perché lui ama cucinare, sia con le padelle che con il barbecue, infatti lui in famiglia, lui cucina, io faccio tutto il resto e quindi se volete seguire anche lui vi lascio magari il link del suo canale qui sotto, così almeno se vi piace fate un giro anche del suo canale. E quindi io vi ringrazio per aver visto questo lungo video perché è uscito quasi 25 minuti di video. E quindi vi saluto, vi ringrazio e ciao ciao!